Ciao! Allora, siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi andremo a sfidarci in una sorta di cosa strana, una sorta di caccia al tesoro, perché praticamente in una prima fase iniziale dovremo cercare un blocco e sceglierlo tra tutti quelli del presente all'interno di questo mondo, perché nel tempo in cui noi troveremo quel blocco l'avversario dovrà trovarlo per fare il punto. Insomma, un po' un casino, però per capire meglio, no, la testa di Nico oggi non la puoi avere perché sennò tu avresti bloccato la testa di Nico, io ti conosco. Comunque, no, avremo più fasi, di cui la prima è semplicemente nell'overworld, poi ci evolveremo, ma per capire meglio io direi di iniziare a prendere le cose nelle nostre chest e vedere come ci destreggeremo. Ciao. Hai già preso le cose tu? Sì, sì, ho già tutto. Ho capito. Dai, tu via. Allora, dobbiamo scegliere un blocco che Marci deve trovare in meno tempo di noi, o perlomeno nel tempo come noi più o meno, e io direi che potremmo andare a prendere qualcosa di complesso ma non troppo, tipo un girasole. Let's go. Lui è andato in caverna o perlomeno sta combattendo dei mostri, ma io instalocco un girasole. Ora dobbiamo aspettare che lui faccia qualcosa effettivamente. Allora amici, io ho deciso che come oggetto voglio trovare subitissimo un diamante. Voglio mettere subito Nico in difficoltà. Perfetto, perfetto ragazzi. Allora mi prendo 1, 2, dimmi quanti ne ho. 3, 4, bene ragazzi, bene così, però lì sotto c'è altro ferro. Ho 1 minuto e 3, come faccio raga in 1 minuto e 30 a trovare diamante? È impossibile, vero? Ok, siamo nella deep slate, in teoria da adesso dovremmo poter trovare il diamante molto più serenamente e facilmente. 40 secondi, oh mio Dio. Non ci credo, raga, non ci posso credere. Sto male, non ci credo. Che culo, oddio. Sì, vabbè, diamante. Vabbè, ok, che realtà... tu cosa che hai? Sunflower. Come Sunflower faccio? Non è così. Quanto tempo hai per trovarlo così, per curiosità? Un minuto. Un minuto ce la fai, secondo me. Sì, ma bisogna cercare la parte giusta. Quello sì, ma io ho 2 minuti e 30 per trovare un diamante. Non ho preso neanche il legno, per l'amor del signore. Il legno era importante, zio. C'è un mineshaft? No, vabbè, senti, ottimizziamo il tempo. Esplodi, bro. Esplodi. Buono. Sunflower. Perché quando respawno c'è un caricamento strano, ma in questa versione? Sì, sono nel villaggio. Non è complicato, infatti. Mannaggia tia. Ma io, ascolta, io che ne so. Io mi immagino che tu sia una di quelle persone che fa le cose complicate. Che poi, effettivamente, tu se finisci ora, hai tempo per fare qualcosa, volendo, per portarti avanti leggermente. Oh, Dox. Bellissimo. Allora, tu i diamanti se li hai trovati, ti sarai messo a benchminare, avrai trovato un ingresso da qualche parte in miniera. Qui, un diamantino, che livello sono? Meno 34, i diamanti, wow, non pensavo davvero di riuscirci, ma... Ah! Però ho fatto il punto io. No, l'abbiamo fatto entrambi in questo caso. Allora, mineshaft è veramente una buona cosa. Cosa ha detto prima per scherzare? Ho un'idea folle, raga. Ho un'idea veramente folle. Vediamo se mi viene in mente come fare. Questa cosa sarà difficilissima per lui, secondo me. Ma lui è qui con me. Lui è qui con me, raga. Ha un problema questa cosa. Lui ha un problema. È qui con me. Però io qua faccio così. Ok. Faccio così. L'avevo vista prima, raga. L'avevo vista prima. Ok, loccato. Che lui è loccato. Non è vero. Cos'è loccato? Non è vero. La stessa identica cosa tua. Hai fatto la mela d'oro? Sì. Ma l'ho trovata io, quindi come anch'io faccio? Togliela dalla seconda mano e round finito. Non ci posso credere. Perché io l'ho trovata prima, ho detto adesso la trovo. Ma io letteralmente ho aperto una cesta e c'era una mela d'oro e ho detto lui la voleva mettere prima. Vabbè, ok, ultimo round per questa fase, ciao. Zio, ascolta. Fatto. No! Cosa? Non me l'ha fatto prendere. È perché lo devi raccogliere nella fase in cui sia... Oppure provo a toglierlo e rimetto nell'inventario. Però io non so cosa... No, non si può fare. Ok, godo. Cioè, no, godo in realtà no. Scusami, mi devo mutare. Ragazzi, ho un'idea geniale. Cesoie. Con le cesoie prendiamo una ragnatela e con quella lui è finito. Non penso possa trovare una ragnatela in così poco tempo. Quindi, facciamo così. È stato ucciso da uno zombie e facciamo sbam. Fatto. Raga, no, non è vero. Ho fatto una cavolata. Si può togliere? Ho fatto una cavolata, raga. Ok, so cosa fare. Ho fatto una cavolatissima, raga. Ho messo una cosa troppo facile. Beetroot seed? In 36 secondi? Ho sbagliato, zio. Ma ho poco tempo. Tu hai visto cosa devi trovare?
Sì, ma non mi interessa. Vado a toglierti i semi di beetroot all'interno del villaggio io. Ma sei un pezzente! Perché ho sbagliato! Ho sbagliato. Dove sono le piantagioni? Le ho tolte. Tutte? Sì, le ho tolte tutte. Ho perso. Hai perso? Sì, non ho trovato l'oggetto in tempo. Tu hai trovato una cobweb? No, però ho delle stringhe. Non mi interessa. Va bene. Primo match finito a due pari. Secondo round abbiamo gli oggetti del Nether. Solo e unicamente gli oggetti nel Nether. Quindi tutto quello che è nell'inventario non lo puoi usare. Okay. Si sta generando il mondo. E appena entri anche tu, avvierò la sfida. C'è un gas che spara. Quindi... vai! Let's ciao! Go, ciao! Allora, ho bisogno di un oggetto che sia complicato da ottenere. E sapete che cosa vi dico? Credo che farò qualcosa con il quarzo. Qualcosa tipo... il quarzo cisellato. Adesso vediamo che cosa. Non so neanche io di preciso. Non mi ricordo qual era quell'oggetto che tipo dovevi mettere un quarzo e un altro. Oh, sto gas è veramente rotto, glielo posso dire? Tipo così? Ok, questo qua mi può piacere. Quartz pillar, let's go. Ah, ragazzi, ho un'idea folle. Ho un'idea veramente, veramente, veramente folle. La mia è quella di prendere dell'oro e di scambiare con i piglin qualcosa. Ma che cosa? È quella la vera domanda. Io se faccio il blocco, se io faccio così, poi lo prendo. Ok, faccio così. Ok. Block of gold! Ma ho fatto una... un po' una gag bruttina, però va bene, dai. Ci sta. Ovvero? Ma non si sta smeltando. Perché non si sta smeltando l'oro? Mi dispiace tanto. Ma hai usato il blocco d'oro del portale? Sì, quello del portale là di là. Poi l'ho piazzato, l'ho ripreso e l'ho usato. Ma non è corretto questo. Ti ho detto che non era corretto, ma io l'ho fatto lo stesso. Ho capito, ma io come devo vincere in questo... Oh, sto gas ha rotto il cazzo! No, dai. No, troppo! No, ma mi sta sparando dal 2009! Ma scusa, in teoria tu dovresti prendere i nugget e avere l'oro. Io l'ho fatto perché tanto è facile per quello. Mi droppa il blocco intero! Non lo so che problemi abbia oggi l'autosmelto. Non ci credo! Ma io tu l'avevo fatto il pillar? Sì, ma io l'ho fatto perché era facile per testare. Sto gas! Ho perso. Incredibile. Vabbè, ma userò anche io questi stratagemmi illegali. Ciao. Aspetta un secondo. Non attendo. Qua... allora, lui ha giocato veramente, veramente sporco. Di conseguenza, io andrò a giocare veramente, veramente sporco. Del basalto per fare... non lo so, cosa si fa con il basalto? Tipo, questo fa qualcosa, così... Vabbè, dai, usiamo il polished basalto. Raga, purtroppo non era, è brutto quello che ho fatto. Però non pensavo. Pensavo che lui tecnicamente doveva poter fare la cosa easy. Vabbè, pace. Piccone in diamante, raga. Serve per forza questa cosa. Vediamo un po' se riusciamo a... oh, raga, se troviamo la netherite in 1 minuto e 20 sarebbe incredibile. E sarebbe una hit atomica. Il problema è questo, che non so di preciso a che altezza spawnava. 18 più o meno, 15-18, una roba del genere. Raga, mi sono preparato un piano B. L'unica cosa che mi viene in mente è questa. Perché non... di Ancient Debris qua non ne vedo, purtroppo. Niente, zio, non trovo niente. Soul Soil 2 minuti e 16. Io sono veramente in difficoltà, zio. Nel senso che ti ho dovuto mettere a 30 secondi perché secondo me era un casino. Allora, il Polished Basalt in realtà dovrebbe essere relativamente semplice perché è dalla parte opposta in cui sono andato prima. Perché c'è un altro portale nel mezzo? Ma non lo so, fai poche domande. Questo mondo è veramente cursed. Perché hai messo 2 minuti e mezzo per trovare una Soul Soil? Perché stavo cercando la netherite. E quindi alla fine non ho trovato niente e ha fatto quello. Temerario. Era qui il basalto, se non sbaglio. Eccolo qua. Ho preso qua la Soul Soil. Meno male. È un basalto? È un basalto come particolare. Posso metterne 4, tipo? È un basalto che... ho fatto, bro! Allora, ultimo round nel Nether. Li voglio prendere qualcosa di cattivo. Qualcosa che non trovi ovunque. Sapete se no che cosa faccio? Faccio ancora qualcosa di un po' più strano. Crafting. Poi faccio una fornace, poi faccio il quarzo e lo cuocio. Smooth quartz block, ci può piacere? Locchiamo questo? Ma sì, locchiamo questo. Cosa fa il caro bro? Ragazzi, io ho una bellissima idea da fare. Allora, andiamo da questo caro amico. Caro amico, ti scrivo perché così mi rilasso un po'. Queste sono interessanti, Le Spectral Arrows sono veramente sai che quasi quasi, raga, facciamo così. Fatto. Spectral Arrow, sì. Smooth Quartz Block. Ma come Smooth Quartz Block? È veramente smooth questo Quartz Block. Allora, in realtà Spectral Arrow non è un problema, credo.
Solo che c'è pochi secondi per farlo. Ne ho 40, 40 secondi, non ho dell'oro cotto, non ho un piglin, sì, non ce la faccio. No, vabbè, ci provo letteralmente con uno. O la va o la spacca, mi ammazzo e vedo se c'è qualcosa. Però io ho trovato una bella vena di quarzo. Ti prego. Quanti ne servivano? 7 secondi, 6, 5, non ce la faccio. È devastante questa. No, eh? Non ce la faccio. Smut, smut, quarzo, com'è che si fa? È finito il tempo? No, io avevo 40, ma se avevo 45 secondi? A te è finito il tempo, non a me. Vabbè, vai avanti, prego. Ok, avevo tipo 30 secondi per farlo. Ti sto osservando. E so cosa fare. So cosa fare. Ho 20 secondi per far sta cosa. Addirittura 20, un piccolo in diamante. Capito lui. Ok. Ah, era voluto? Eh sì, devo andare a cuocere il quarzo. Ma io l'ho cotto nel Nether. Ma non ho la cobblestone, come dovrei non farlo? Non ho senza... usato la cobblestone. Hai usato il campfire? No, ho usato la blackstone. Ah, è vero. Vabbè, sti cavoli, non cambia nulla, vero? No, però okay. Il tuo tempo credo sia finito ormai. No, mancheranno tipo 10 secondi, oh, ma che ma dici? Ma non è vero. Ma com'è che fai passare il tempo così in fretta tu? Ma non ho capito io. Ma stai mentendo. No, zio, l'ho preso, ce l'ho. Ma non... Vabbè, in editing controlleremo se il punto è valido o meno. Ultimo round iniziato e questa volta Nether più Overworld più Elytra. Quindi abbiamo un grande spazio di ricerca. Ciao. Allora. Devo trovare qualcosa. Quella lì già potrebbe essere veramente interessante, sapete? Questa qua, secondo me, la prendiamo e gli togliamo anche queste qua perché siamo infami. Dopodiché vado a uccidere l'Iron Golem e con il ferro faccio le cesoie per avere la Carved Pumpkin, ovvero quella tipo che ha i buchi per la faccia. Voilà, dopodiché sfondiamo recinto, sfondiamo albero, ci sto mettendo in realtà un sacco di tempo, non era previsto tutto ciò. Crafting e con la nostra cesoia andiamo a fare così. Bene. Questo, raga, secondo me è difficilissimo. Non credo possa farcela, secondo me. Sbam! Io quello che voglio fare, ragazzi, è una cosa molto particolare. Solo che non sono sicuro di riuscire a farlo. Allora, quello che volevo fare all'inizio era il blocco di diamante. Ok, poteva essere interessante. Ma adesso mi piacerebbe trovare tipo un monumento oceanico, qualcosa del genere di particolare. Però solo che non carica, aiuto. Io non so cosa fare, raga, non ho nulla. E che non caricandomi non saprei cosa fare. Raga, facciamo così. Dark Oak Pressure Plate. La Carved Pumpkin dovrebbe essere facile, no? Non lo so. Devi trovarle. Certo, ce l'ho tolta. Ma è qua, zio. Ma come l'hai già trovata? Ma com'è possibile? È allo spawn. Ma non pensavo... Ma scusa, quando la devi cercare non la trovi mai. Ma io non dovevo andare così nella mia mente. La mia è una cagata perché non mi caricava il mondo. Però non lo carica neanche a me, quindi è un'arma a doppio taglio. Da che parte sei andato? Qui no. Però non sarei andato troppo lontano. Dai, su. Sì. Ma no. Questo è un problema. 1:55 per ottenere... Ma poi letteralmente allo spawn ce ne sono 15 di zucche. Niente. La mia fortuna, come sempre, non mi ha fatto fare ciò che mi serve. E qui non ci sei mai stato, perché si sta generando la lava. Ma guarda che... Allora, tu consigliati, racconto un attimino. Io praticamente sono andato in cerca di un oceano. Poi ho visto una Dark Forest di fianco e ho detto, vabbò, dai, che famo? Prendiamo la Dark Forest, ho preso la Dark Forest nella speranza che tu non la trovassi. Hai fatto il punto. Bene, ultimo round. Allora, ragazzi, la situazione è veramente terribile. È veramente terribile, perché ho detto qua... Mi prendo il ghiaccio e con il ghiaccio faccio qualcosa, però non si può fare questo, quindi farò la neve e farò così. La locco subito di modo tale che a questo punto praticamente è un punto gratis. No, non penso che lui possa riuscire a farlo, dai, l'ho loccata in 20 secondi. Raga, però è un casino qua, se non carica è veramente un macello. Allora facciamo così. Sicurezza mi prendo. Questo qua forse è meglio. Adesso l'ho trovato, no... Che sfiga. Però, raga, questa è incredibile. Una mappa. Mappa del tesoro. No, mi sa che è una mappa generica, fortunatamente. No, ma come? Hai trovato no. L'oceano? Hai per caso trovato l'oceano? Ah, la neve è impossibile. Non ce l'ho. Allora, sono in una mido, quindi è impossibile trovare la neve.
Io invece vado... per fare una mappa mi serve cosa? Sugar cane, vero? Vado con l'ultimo round. No, la mappa proprio è diverso. Non è una mappa, non è la carta che dici tu. No, beh, sugar cane e bussola, cos'è che era? Allora, mi serve un pezzo di ferro, un pezzo di ferro. Ma sono tornato allo spawn. Pezzo di ferro? Io comunque non ho trovato ancora la dark cosa mentre andavo avanti e esploravo, eh. Allora, qua abbiamo la redstone, però a me serve la legna, che la prendiamo qua al mineshaft, crafting table, poi legna, e ce l'abbiamo, poi piccone in... Ma cos'è che ti serve adesso? Ferro, mi serve soltanto della redstone. Si fa con bussola e... Non ne ho idea. Dai, non è vero, tu lo sai! No, ti giuro, non lo so, se no te lo direi, non mi interesserebbe, guarda. Ma pure il ragno velenoso, veramente, non ce la faccio più oggi, eh. Non mi basta la carta. Ma come non ti basta la carta? Non mi basta la carta. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Quanto tempo ci metti a loccare il coso? Cosa avevi trovato? Vabbè, così dai. Una pozione, sono molto contento. Avevo trovato l'Earth of the Sea, avevo trovato. Meno male che è bannato. Ciao!